Durante la ricorrenza della commemorazione dei defunti ci si raccoglie in preghiera, si ricordano i propri cari che non ci sono più e si regala loro un fiore recandosi al cimitero, una celebrazione che racchiude però anche delle altre tradizioni che vengono ripetute negli anni e trasmesse di generazione in generazione. Si tratta delle tradizioni culinarie, ricette che fanno parte della memoria ma anche del presente dei siciliani, ma soprattutto dei bambini che ricevevano e ancora ricevono in dono i pupi di zucchero. Nell'antica tradizione erano i defunti, i nonni, i parenti che erano morti, appunto, che portavano innanzitutto i doni ai bambini. E i bambini siciliani che ricevevano dai morti? Innanzitutto le cornie. Le cornie, ce n'era uno speciale che è il pupo di zucchero, meglio detto pupa a cena. Pupa cena perché questo cena non è un suffisso qualsiasi, non è un diminutivo, è la cena del Signore, così ci sono anche i biscotti ricena cosiddetti. Quindi in un certo senso il bambino riceveva un balocco perché col pupo ci poteva anche giocare, se lo mangiava partendo da dietro così non lo rovinava e poi lo mangiava. A far da padrona però nelle vetrine delle pasticcerie non solo è la frutta martorana, uno dei dolci tipici di questo periodo, un gusto ricco che riesce ad appagare il palato facendo risaltare il sapore della mandorla ma anche la vista. L'arte del maestro pasticcere infatti si esprime al meglio nella realizzazione della frutta martorana perché le mani dell'esperto ricreano alla perfezione non soltanto la frutta come la mela, la pera, gli ortaggi ma anche i cibi salati come il sandwich. Come dice lo stesso nome, Martorana, in questo caso stiamo parlando del convento della Martorana di Palermo, quando già in epoca medievale già abbiamo fonti che attestano che queste benedettine, bravissime nell'arte appunto della pasticceria, riuscivano a proprio simulare la frutta, naturalmente per colpire più l'immaginario e l'attenzione, frutta fuori stagione. Quindi riuscivano a modellare con zucchero, primissimo zucchero, che ricordiamo all'inizio della storia dello zucchero. Zucchero era un alimento prelibato, costosissimo. Però noi, proprio noi nel senso in Sicilia, proprio in quegli anni, eravamo i leader in Europa. Oggi la frutta martorana, diciamo che è la terza specialità famosa al mondo. Noi elenchiamo la cassata, il cannolo e al terzo posto ormai il dolce che ci contraddistingue in tutto il mondo è la frutta martorana. Accanto a queste prelibatezze colorate ed estrose ci sono anche dei biscotti, le ossa dei morti. La ricetta della pasta forte, che è una ricetta tipica siciliana, non si trova in altre regioni, cioè praticamente farina, un po' di zucchero, acqua, si lasciava un po', riposare per 2 o 3 giorni e poi si metteva al forno. Magicamente, avveniva questa reazione chimica che faceva esplodere la parte sotto e la parte, esterna, veniva modellata con la forma. Quindi prendevano naturalmente, si sbizzarrivano gli artigiani pasticceri, soprattutto da allora, a dare le forme che facevano il verso ai morti, quindi le ossa, i teschi, e tutto quello che poteva far immaginare l'aldilà.